Infatti concentrarono la loro attenzione proprio sullo studio, la raccolta delle opere giurisprudenziali classiche che all'epoca costituivano diritto vigente, così come lo erano le costituzioni imperiali. Ma queste opere versavano in uno stato di totale abbandono. Giustiniano diede mandato ai compilatori di modificare tutto quanto che dal passato ritenessero in contrasto con il diritto dell'epoca. Oscuro, confuso, contraddittorio. Ma di gesta non si configurano quale mera riproposizione del passato, al contrario costituiscono una rivitalizzazione della tradizione precedente da applicare nel presente. I frammenti più antichi conservati nelle gesta risalgono al primo secolo a.C., ma la formazione di un ceto largo di giuristi risale soltanto verso la fine del terzo secolo. Se infatti in origine la conoscenza e l'interpretazione del diritto erano monopolio del collegio sacerdotale dei pontefici, ai quali soltanto potevano rivolgersi i privati per risolvere un qualsivoglia problema giuridico, verso la fine del secondo secolo e più propriamente all'inizio del terzo secolo, esse divennero prerogativa dei membri laici della nobilitas, che iniziarono così ad emettere responsi in pubblico su richieste dei privati che li consultassero su più svariati problemi giuridici. Ma fu soltanto alla fine del terzo secolo d.C. che si iniziarono a creare veri e propri generi letterari, unendo così la funzione consultiva ad un esercizio di riflessione teorica sul diritto. Nacque dunque una letteratura specialistica di cui non abbiamo una conoscenza diretta se non mediata dal lavoro svolto dalla commissione Giustinianea. Eppure i compilatori trassero dai testi del passato soltanto alcuni frammenti, tra l'altro ordinandoli in modo avulso dal contesto originario, non di rado modificandone lo stesso contenuto. Nei digesta troviamo anzitutto commenti ad opere sistematiche di responsa, cioè pareri tecnici su fattispecie concrete e questiones, ossia risposte fornite alle domande poste dagli auditores, cioè dagli allievi. Ci sono poi commenti alle opere sistematiche dedicate al diritto civile di Quinto Mucio Scevola e di Sabino. Le relative opere sono dunque denominate ad Quinto Mucium, cioè commento a Quinto Mucio, e ad Sabinum, appunto commento a Sabino, di Senato Consulti e Costituzioni Imperiali. Vi sono poi commenti alle fonti del diritto onorario, quindi il Pretore Urbano e Pellegrino, degli edili curuli, dei governatori provinciali. Vi sono da ultimo monografie su argomenti specifici di opere dedicate all'insegnamento del diritto di base o specialistico. Lo Ius Civile, commentato negli scritti dei giuristi, conceve in origine codimores, regole consuetudinarie costituenti il nucleo del patrimonio giuridico della società romana antica, custodite dalla tradizione connesse a credenze magico-religiose. In origine questi principi e istituti giuridici potevano essere conosciuti unicamente dal collegio sacerdotale dei pontefici. Erano infatti il monopolio dei pontefici sia la conoscenza del formulario delle azioni, le cosiddette legislaciones, che pochi riti e negoziali fissi allora disponibili, la cui struttura originaria, volta ad uno scopo specifico e determinato, veniva da questi di volta in volta adattata su richiesta dei privati ad esigenze familiari e patrimoniali diverse da quelle per cui era stato originariamente istituito. Si pensi per molti esempi all'adattamento a scopo testamentario della cosiddetta mancipazio, rito normalmente usato per trasferire la proprietà di beni di particolare importanza e valore economico, le cosiddette res mancipi, cioè per esempio gli schiavi o i fondi italici. Chi voleva fare il testamento trasferiva attraverso il mancipasso il proprio patrimonio di una persona di fiducia, cosiddetta familia emptor, pregandola di destinare alla sua morte ai soggetti indicati, appunto mancipazio famiglie. Una parte de mores fu inizialmente codificata nella legge delle 12 tavole, che fissava per la prima volta per iscritto, sia pure attraverso poche massime, alcuni istituti appartenenti a diverse branche del diritto. Di essi non abbiamo una conoscenza diretta se non mediata da citazioni testuali di autori posteriori. Ad oggi costituisce comunque un corpus organico di norme relative al diritto privato sostanziale, al più antico sistema processuale romano, ma anche al diritto e processo penale.
Si tramanda che circa un secolo dopo le 12 tavole, il Liberto di Appio Claudio Ceco abbia pubblicato il calendario giudiziario e il formulario di elezione. Ciò oltre alla successiva apertura in pubblico dell'attività pontificale, che prima aveva unicamente carattere segreto, consentì la conoscenza del patrimonio giuridico romano e processuale romano ai membri laici della nobilitas, che iniziarono così a praticarlo. Questa libera dottrina giuridica laica fu chiamata dai romani con il nome di jurisprudentia. L'attività dei giuristi repubblicani viene sinteticamente descritta da Cicerone con tre verbi: rispondere, cavere, agere. Rispondere consisteva nell'emissione di responsi su richiesta di privati in ordine a qualsiasi tipo di problema giuridico. Cavere consisteva nella preparazione degli schemi negoziali idonei al raggiungimento di un determinato risultato pratico. Agere consisteva nell'assistenza delle parti di un processo non a fine di difesa, compito dell'orato, ma della corretta definizione e formulazione della pretesa giuridica in giudizio. Ma l'attività dei giuristi repubblicani si sviluppa a partire dal secondo secolo d.C., al di là delle singole soluzioni concrete fornite con i response, nella creazione di veri e propri generi letterari, che man mano diventano tipici ad appunto da non seguire semplicemente uno schema fisso di trattazione di argomenti, ma all'interno di ciascun genere le soluzioni elaborate dai predecessori divengono punto di riferimento obbligato per la letteratura posteriore, che su di esse basa la cosiddetta interpretatio. Tale attività interpretativa dei giuristi non si configura come mera di proposizione del diritto, al contrario costituisce una rivitalizzazione del diritto, il che va a influire sia sulle fonti dello ius civile, quindi sui mores e sulle 12 tavole, sia sulle fonti del diritto onorario, del pretore urbano e peregrino, proveniente dall'attività giurisdizionale dei magistrati giusdicenti. Tale attività interpretativa raggiunge l'apice durante l'età pontificale, in quella della giurisprudenza laico o alto repubblicana, tenendo poi progressivamente a ridursi in seguito al consolidamento del sistema giuridico. In questo senso, l'attività cautelare tipica dei pontefici della giurisprudenza laico o alto repubblicana cedono progressivamente il posto ad un'opera di sistematizzazione, interpretazione e consolidamento delle diverse branche del diritto, che ne consentono il pratico funzionamento, determinandone altresì la scientificità e l'elevato tecnicismo. Ma fonte dello ius civile, accanto ai mores e alle 12 tavole, erano anche le cosiddette leges rogate, deliberazioni di contenuto normativo prese dal popolo romano riunito nei comizia. Tali deliberazioni provenivano quasi essenzialmente da comizia centuriate, in cui il popolo romano era diviso in base all'organizzazione dell'esercito in 193 centure, 18 le quali riservate ai cavalieri, ai cittadini più abbienti, le restanti ai rimanenti civis, distribuite in 5 classi secondo il censo. Accanto ai comizi a centuriata erano poi comizi a curiata, in cui il popolo romano era diviso in 35 tribù su base territoriale. I comizi non avevano iniziativa legislativa propria, ma si riunivano per volontà del magistrato e alla proposta legislativa magistratuale discussa in conciones ciascun cittadino rispondeva con voto favorevole o contrario. Da non confondere con le leggi rogate sono le cosiddette leggi date, cioè deliberazioni di contenuto normativo prese non dal popolo romano bensì dai magistrati di esso delegati per regolare l'ordinamento amministrativo di città e territori conquistati. Durante il Principato l'attività dei comizia cessò per essere sempre più sostituita in questa funzione dai consilia e dal princeps. Anche in età repubblicana la legislazione comizia intervenne comunque a regolare materie di diritto privato in via veramente eccezionale. Ad ogni modo, il contributo di questa fonte nell'evoluzione del diritto privato romano è da considerare quantitativamente minimo. Lo sviluppo terrestre e marittimo, nonché le attività industriali particolarmente floride, imposero ai romani l'esigenza di creare un corpus di norme
da poter applicare anche ai peregrini in modo tale da regolare i rapporti e da risolverne gli eventuali conflitti. Tale regolamentazione, il cosiddetto Ius Gentium, fu il risultato del confluire di elementi di diversa origine. In parte si trattava di norme consuetudinarie già comuni ai popoli del vicino Oriente e del Mediterraneo. In parte si trattava di principi e istituti giuridici che si vennero via via fissando man mano che i romani instauravano rapporti con gli stranieri. Istituti